Ciao a tutti e bentornati su Storie Vere. La storia di oggi parla di un'indagine di polizia molto particolare. Ma prima di iniziare, non dimenticatevi di lasciarci un mi piace, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Non c'è bisogno neanche di spiegare che le persone disabili hanno spesso bisogno di aiuto per fare anche piccole cose della vita quotidiana che gli altri riescono a fare autonomamente senza problemi. Fin da piccoli ci è stato insegnato, almeno alla maggior parte di noi fortunatamente, ad aiutare chi è in difficoltà. Ma non sempre i disabili ricevono l'attenzione e le cure che meritano. Anzi, troppo spesso sono facili prede di ogni sorta di piccolo e grande crimine. È proprio questa la situazione a Vancouver, Canada, in questi mesi. A partire dal maggio del 2014, infatti, la capitale di uno dei paesi noti per il suo bassissimo tasso di criminalità è luogo di piccoli crimini ai danni di diversi disabili. Da circa 15 mesi ormai la polizia riceve denunce di furti ed è alla ricerca dei colpevoli, ma senza successo. Ma il sergente Mark Horsley non ha intenzione di arrendersi. Il sergente Horsley propone di lavorare sotto copertura, travestendosi da disabile e dando vita a quella che sarebbe poi stata chiamata Operazione Sedia a Rotelle. Ha un piano per catturare i rapinatori, ma ancora non sa che la sua indagine investigativa sarebbe diventata presto un'indagine sociale. Senza la sua divisa, vestito in abiti trasandati come un senzatetto e sulla sedia a rotelle, il sergente Horsley vaga per le strade di Vancouver con un borsello aperto in bella vista, in attesa di imbattersi nei ladri. Derubare un individuo del genere non potrebbe davvero essere più facile, ma Mark non avrebbe mai potuto prevedere ciò che stava per succedere. Con enorme sorpresa di tutti gli agenti che lavoravano all'operazione, nessuno aggredisce il finto senza tetto. Anzi, il sergente Horsley viene trattato da tutti i passanti con gentilezza. Tutti si propongono di aiutarlo, tutti gli sorridono e sono amichevoli con lui. La prima persona con cui l'agente sotto copertura interagisce è un ragazzo di Quebec City, altra città canadese. Quando vede il ragazzo avvicinarsi, l'agente Horsley è pronto ad essere aggredito. Invece lo sconosciuto si china verso di lui e gli chiede semplicemente il suo nome. «Vorrei pregare per lei se per lei va bene», aggiunge. Mark è confuso, ma ovviamente non rifiuta quel gesto gentile. Il ragazzo gli sorride, chiude gli occhi e si allontana dopo pochi istanti di silenzio, lasciando Mark a bocca aperta. Poco dopo, un altro ragazzo si avvicina a lui. Nota il suo borsello aperto e i soldi in bella vista, così lo avvisa e gli suggerisce di nasconderli meglio. «Ci sono stati molti furti in questo quartiere, stia attento», aggiunge con tono premuroso. «I primi due giorni dell'operazione sono stati davvero sorprendenti», racconta in seguito il sergente Mark Horsley in un'intervista. «E ovviamente non hanno portato alla risoluzione del caso». Tuttavia, mentre Mark lavora sotto copertura, alla stazione di polizia arrivano altre due denunce di furti ai danni di disabili. Nessuno dei due commessi nel quartiere in cui sta operando Mark Horsley. In entrambi i casi, i ladri vengono presto catturati e l'operazione sedia a rotelle continua, anche se sembra non dare i frutti sperati. A un certo punto, Mark Horsley fa un ultimo disperato tentativo. Si avvicina all'agente con i soldi in mano e chiede aiuto per contarli, spiegando che non era mai andato a scuola e che non è bravo con i numeri. Tutti quelli a cui chiede sono felici di aiutarlo e alla fine della giornata Mark conta i soldi per controllare se fosse sparita qualche banconota. Con sua enorme sorpresa,
scopre che non manca niente. Anzi, qualcuno ha addirittura aggiunto dei soldi per il povero senza tetto in difficoltà. I passanti sono cordiali e disponibili con lui, lo aiutano, gli offrono cibo e soldi, e Mark scopre una gentilezza che non conosceva. In quei mesi, Mark entra in contatto anche con molti altri senza tetto e scopre di più sulla loro vita e sulla loro condizione. Sono tutti lì per motivi diversi, ma si aiutano a vicenda e condividono volentieri il poco che hanno. Durante tutto il corso dell'operazione Sedia a rotelle, durata quasi 15 mesi, il sergente Horsley è entrato in contatto con più di 5.000 persone e nessuno di loro ha provato a derubarlo. Ogni incontro è stato ripreso dalle telecamere che la polizia aveva piazzato sulle strade e da quella che il sergente aveva addosso. E chiunque abbia visto quei video è rimasto piacevolmente sorpreso dalla strana piega che aveva preso l'operazione. Nessuno si avvicina a derubare il sergente Horsley sotto copertura, ma l'operazione è tutt'altro che fallita. L'operazione Sedia a rotelle è semplicemente cambiata. Da indagine investigativa è diventata un'indagine sociale e i risultati sono davvero sorprendenti. I filmati delle videocamere della polizia sono stati pubblicati su internet e alla televisione e la polizia di Vancouver li ha utilizzati per sensibilizzare l'opinione pubblica e spronare tutti a comportarsi così e intervenire in caso qualcuno provi a derubare un disabile. Questo manda un messaggio inconfondibile anche ai rapinatori stessi. Meglio non derubare un disabile, anche se lui non può fermarli, ci sono decine di persone pronte a farlo. E poi, quel disabile potrebbe essere il sergente Mark Horsley. Alla fine, dei malviventi, nessuna traccia. Ma quello che scopre il sergente Horsley è il sorprendente clima di rispetto e solidarietà nei confronti dei disabili. E questo segna profondamente lui e tutti coloro che hanno avuto l'occasione di partecipare all'originale Operazione Sedia a rotelle. Questo è tutto per oggi. Grazie per aver guardato questo video. Alla prossima storia. Ciao!